quanto lavoro c'è tra un buon piatto di pasta al sugo di pomodoro. Lo so, in tanti di voi sicuramente come me vanno al supermercato in quattro ballette tutto pronto, però ci sono ancora dei luoghi d'Italia dove si fa tutto a mano, esattamente come una volta. O meglio, è vero, un macchinario elettrico l'abbiamo anche usato, però vi assicuro che è stato lo stesso molto faticoso. Tonella ha fatto credere ai suoi genitori che io sia un appassionato di fare salsa di pomodori. La prima cosa da fare è dotarsi di una notevole scorta di pomodori San Marzano, per la precisione. Ne abbiamo tirati su un quintale, che sono 100 kg per i meno avvezzi esattamente come me alle misure agricole, e li abbiamo caricati su una pandina rossa super top. Salve! Il primo step è stato lavarli tutti, uno per uno. È bello andare al supermercato e trovarli già belli e puliti. No, qui in questo caso te la devi sudare tutta. Ogni pomodoro è stato raccolto il giorno prima oppure la mattina stessa ed è pieno di terra. Quindi o la togli tutto gobo dentro la macinella col mal di schiena oppure ti mangi la salsa con la terra, a te la scelta. Durante la lavanda dei pomodori abbiamo iniziato a mettere da parte i pomodori sanizi. Cosa sono? Sono i pomodori più belli. Come li riconosci? Onestamente non lo so, non è una questione di grandezza, di bellezza, è proprio questione di cuore, di percezione, di sentimento. Un pomodoro sanizio lo riconosci fra tanti, un po' come il boccino d'oro. Quando lo vedi lo prendi e lo metti da parte. Detto questo, primo step fatto e nanna subito. Buongiorno, ieri sera sono crollato. Ah, oggi dobbiamo fare 20.000 ore di pomodori. Dopo il lavaggio si passa allo scapocchiamento e al controllo dei pomodori. Scapocchiamento perché la parte del picciolo è dura, spesso quasi in sapore, e quindi non la volemo. Il controllo invece consiste nel tagliare a metà ogni singolo pomodoro, togliere le imperfezioni, controllare che la polpa sia in buono stato e che l'odore non sia acidulo o di andato a male. Piccola parentesi, in tutti i lavori di una volta la componente comunitaria è centrale, perché è più divertente, perché si lavora più velocemente, perché si parla di un sacco di cose diverse e soprattutto perché lavorare insieme allevia la fatica. Quindi da ora in poi vedrete anche altre persone, e se quest'anno mangeremo la salsa, beh, grazie anche a loro. Faccio un caffè? Yes, cara, allora, se vuoi quanti. Torniamo a noi. Tagliati i pomodori vanno messi a cuocere in un pentolone da sagra. E quanto devono cuocere? Beh, questo è un altro mistero della fede, tipo i pomodori sanizi di prima. In questo caso l'unica che può dare la risposta è la Rosanna. Lei non ha bisogno di misurare la temperatura, la densità della massa che sta cuocendo, oppure il tempo di cottura, niente di queste cose da umani. Lei lo sa, con un paio di abili colpi di mestolo sa esattamente qual è il momento di toglierli. Nel frattempo i pomodori sanizi, quelli più belli che abbiamo messo da parte all'inizio, sono stati divisi a metà e messi su una rete. Li abbiamo poi cosparsi di sale grosso, protetti dagli insetti, e adesso sono pronti per andare sotto al sole a 500 gradi. Dopo qualche giorno di disidratazione e qualche bagno di aceto saranno pronti per essere degli ottimi pomodori secchi. A questo punto la Rosanna ha dato il via per togliere i pomodori dal fuoco, quindi si mettono in un'altra tinozza e si trasportano alla prossima fase di lavorazione, mentre dentro al pentolone principale si carica già un'altra mandata di pomodori da cuocere. Ti sono pronto. Sei emozionato? Molto. E adesso finalmente è quel momento, è il momento di strizzarli per far uscire il sugo. È tutto pronto, il motore parte, il banco vibra, il cestello è carico e la festa può iniziare. Quel che esce però dalla prima passata è acqua rossastra. Ora io in un primo momento ci sono rimasto un po' male, ho pensato: tutto qui? Noi ci dobbiamo mangiare questa acquetta con la pasta? Zitto, Bernardo, aspetta invece di giudicare. Tutto lo scarto che è uscito, che qui a Castrovillari si chiama spurla, va schiacciato di nuovo. E infatti con la seconda passata le cose migliorano. È più densa e con un colore più vivo. Alla terza passata il rosso si addensa e l'acqua sparisce. E volta per volta si ristrizza nuovamente la stessa polpa. Sì. E diventa sempre più sottile, finché diventa secco. Ok, il sugo esce sempre più. Alla quarta ti chiedi, e tutta sta roba da dove sta uscendo? Alla quinta passata è rosso sangue, alla sesta è colorante per alimenti, è qualcosa di pazzesco. Alla fine poi giustamente non è rimasto più nulla, si prendono le bucce e si sotterrano così che diventino concime per l'anno successivo. E ricordate quel proverbio che del maiale non si butta via nulla? Ecco, stessa cosa di pomodori, li strizzi fino alla fine e poi li metti sotto per far concime. Detto questo, si ripete il procedimento da capo per tutti i pomodori che rimangono, e alla fine bisogna girare bene l'amalgama che si è formata per fare in modo che sia densa in maniera omogenea. Ah, adesso si imbottiglia. Come prima cosa bisogna avere tante bottiglie, e per questo è necessario bere un numero di birre non indifferente durante l'anno. Capite? Non è questione di essere beoni o di volersi ubriacare, qui si tratta di bere per avere le bottiglie, questa è una missione. Quindi, zero giudizi e tracannate quell'alcol. In ogni boccaccio, così si chiamano genericamente i contenitori di vetro, si mette preventivamente un po' di basilico fresco appena raccolto.
In questo modo, sentite qua la genialata, quando vorrete usare la salsa e il basilico non cresce tipo da ottobre a maggio, c'è già tutto il necessario all'interno della bottiglia. A questo punto le bottiglie vanno riempite, quindi prendi il catino con tutta la salsa, prendi l'imbuto, prendi il mestolo e una per una si mette dentro il sugo con tanta pazienza. Ora, man mano che sono piene, è già buona cosa dividerle per altezza, così da essere pronti per lo step successivo. Infatti, dopo averle riempite, arriva il momento della chiusura dei tappi. Quindi abbiamo continuato a chiudere, chiudere, archichiudere, nello stesso momento a incastrare le bottiglie nelle cassette per trasportarle. Prima cassetta finita, tutte tappate, e qualcuno può pensare che sia tutto finito, invece... Vi stupiremo con effetti speciali. E così arriviamo al passo successivo, che è quello che non mi aspettavo. Infatti è necessario portare a ebollizione tutta la salsa, chiusa nelle bottiglie, così che i tappi facciano il sottovuoto e che in generale si sterilizzino. E quindi prendi un barilone enorme, ritira fuori tutte le bottiglie ancora una volta dalle cassette, incastrale all'interno in maniera tale che sotto ci siano quelle più grandi, sopra quelle più piccole, riempi d'acqua fino al bordo e poi fuego! Abbiamo aspettato circa 2 ore perché tutto questo mega brodaglione arrivasse a ebollizione. E da qui in poi un'ora in queste condizioni, dopodiché stop, abbiamo finito, bisogna solo fare calare gli spaghetti. Dopodiché abbiamo tolto il fuoco, l'abbiamo lasciato andare avanti e chiudiamo. Ora, da questo momento in poi bisogna far raffreddare tutto quanto. Noi pensavamo di lasciarlo per 24 ore, alla fine è rimasto per 48 ore e quando siamo tornati nessuna bottiglia era rotta, e questo è già un ottimo traguardo. Passati 2 giorni di raffreddamento qua all'interno, l'acqua adesso è fresca. La prima cassetta di pomodori peroni è pronta da mangiare. E a questo punto voi direte: è tutto finito? Invece ancora no, dobbiamo lavare le bottiglie. E adesso c'è il momento della conta, quante da 33, quante da 66, quante dal litro, quante dal litro e mezzo, ossia quante lattine, quanto pomodoro abbiamo prodotto? E questa è una buonissima domanda, ma ne parliamo in un altro contenuto. E adesso la salsa è veramente pronta e la mangeremo per tutto l'anno, però è proprio in questo momento che viene fuori la fatidica domanda: ne vale la pena? Cioè, vale la pena preparare tutto il materiale, i giorni di lavoro, tutto il tempo per pulire e anche quello per rimettere a posto ogni cosa? Non è più facile fare come fanno tutti, andare al supermercato? Una volta chiaramente non se ne poteva fare a meno, non c'erano i supermercati come li conosciamo. Oggi si potrebbe, però da quel che ho visto, fare la salsa non è solo fare la salsa. È un rito collettivo, è un momento di buon auspicio, è come passare dal via al Monopoli, è un appuntamento dell'anno come lo sono la Pasqua o il Natale. È quel momento in cui la vita ci ricorda che è necessario aiutarsi a vicenda, perché solo insieme, nella condivisione, nella fraternità, è possibile affrontare quel che succede giorno dopo giorno. Per cui non so rispondere onestamente se ne vale la pena a livello economico, ma so per certo che è stato un momento per conoscere quel senso di comunità che per nonne e nonni era pane quotidiano, e forse anche per riappropriarmi del legame con i frutti della terra che spesso do per scontato oppure ignoro completamente, proprio come se i pomodori crescessero al supermercato o come se il sugo fosse creato artificialmente. E quindi abbiamo finito? Abbiamo finito!